Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriele Di Men. In questo video parliamo seriamente dei furry fandom e dei suoi problemi. In poche parole, nei furry fandom c'è tanta controversia nel mondo furry, ma anche nei vari ambiti e comunque. Parliamo praticamente Allora, innanzitutto, possiamo parlare da cose che non si possono citare su YouTube, ma che possiamo dire che è tipo violenza, molestie e tanto altro, e tante controversie assurde anche nel mondo dei furry. Proprio nel mondo dei furry ci sono tante controversie assurde che sono veramente ripugnanti. Per questo consiglio praticamente proprio che non è che i furry fanno proprio è brutto, ma solo se c'è gente che è problematica, ma non così. Può capitare che un giorno proprio capita un caso che tipo capita che è un caso che è simile a quello da te, che uno viene accusato di crimini che non ha commesso sugli animali, e per questo si toglie la vita una persona. Se sia una persona che si toglie la vita per colpa di crimini che non ha commesso, oppure una persona che letteralmente si ostruisce la vita, poi viene arrestato ingiustamente con l'accusa di un crimine che non ha mai commesso da parte di un collaboratore che ha fatto tipo su Discord, eccetera. Ma comunque, da questa cosa tipo l'Inquisitor 3 ha scioccato l'intera Italia, anche le sue fan. Ma comunque, speriamo che non capita questo avvenimento per altre persone. Proprio speriamo che non capita nessun avvenimento simile anche a altri sui furry fandom, perché furry fandom può essere conosciuto per essere proprio potenzialmente pieno anche di abilisti, e anche sono anche persone che discriminano i furry, che non va bene, praticamente tipo che se sei un furry c'è gente che non ti sopporta se sei un furry, quindi è brutto. E con questo è meglio concludere questo breve video, e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.